Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Fine primo tempo tra Bomber Gang contro Verde Blues, prima giornata del Super 8. Andiamo dei Verde Blues. Scusa, cognome? Regalbuto. Come sta andando questa partita? Ah, secondo me abbiamo sbagliato all'inizio, perché abbiamo regalato due gol che si volevano... L'approccio? Sì. Perché comunque non abbiamo mai giocato insieme, questo è il problema. È la prima volta? Vabbè, come prima volta può andare pure bene, solo il risultato da cambiare, sì. Giustamente. Giustamente, sì. E lo schema da adottare il secondo tempo per rimontare? Ma secondo me non c'è uno schema preciso, perché comunque... Stiamo giocando bene ora come stiamo giocando, però dobbiamo riuscire a segnare, questo è. Ok, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Andiamo dal Bomber Gang. Barbuto. Barbuto! Scusami, ha fatto un primo gol. Ha inaugurato la maglietta della squadra, che non c'è, però. Grandissimo gol, cosa mi dici? Niente, la squadra sta giocando bene. Signore, l'ha rubata la partita. E ci sta rubando la partita in modo decente, però. Quindi dobbiamo solamente finalizzare di più. Ok, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, eccoci qui nella prima giornata del girone B del Super 8 Cup. Bomber Gang contro Verde Blues, migliore in campo, Bomber Andrea Aliberti, complimenti per la partita vinta per 9-1. Un grande divario, migliore dei suoi, nome e cognome? Gianmarco Trosino, migliore dei suoi. Gianmarco, partiamo da te. Un esordio ai tornei di calciotto SK, in generale tornei SK, non è mai semplice. Voi forse qualcosa in ritardo, non siete entrati concentrati al meglio in campo, cosa è stato? No, in realtà è la prima volta che giocavamo insieme, quindi dovevamo ancora entrare negli schemi del gioco, quindi non ci siamo trovati. Alla fine l'attacco non era consistenza, difesa zero, abbiamo perso giustamente. Ho capito. Vabbè, comunque l'importante è che sapete gli errori, in modo da correggerli per la prossima volta. Il campionato è concentrato, 7 giornate, basta soltanto... Ricordiamo che passano tutte le squadre, anche se alcune in Europa League, alcune in Champions, si giocheranno il torneo finale, quindi comunque passate, però giocarsi sicuramente la Champions e il torneo finale è un'altra storia. In ogni caso, in bocca al lupo ai Verde Blues. Comunque hai guadagnato un migliore in campo, lo vuoi dedicare a qualcuno, vuoi ringraziare qualcuno? Ricordiamo, sua è l'unica rete della bandiera. Chi posso ringraziare? Mamma e papà, perfetto, grandissimo. Allora, in bocca al lupo ai Verde, alla prossima, ciao. Passiamo la parola alla Bomber Aliberti. Andrea, ormai una pedina consolidata della Bomber Gang e della manifestazione tornei SK Super 8. Bomber, due gol per te, il bottino non è ricchissimo, forse Spali ce ne ha fatto qualcuno in più, ma se ne è mangiato in doppio. Come avete giocato? Come avete giocato bene. La partita si è messa subito bene, forse la grande preparazione di mister Lazzarini si è fatta sentire. Grande, e dichiama la vittoria a lui che non c'era, per uno spiacevole equivoco. E la squadra ha giocato benissimo. Vabbè, comunque le pedine importanti ci sono quasi tutte, l'ossatura vostra, Palmieri, Barbuto, ci sono tutti quanti, apparentemente alla fine, Spalice, eccetera. Questa Bomber Gang vuole prendere un po' più seriamente il torneo della scorsa edizione, e perché c'ha anche le qualità per vincerlo. Ma cosa mi ha fatto schifo, quindi. Ma non a livello di gioco, anche a livello di organizzazione e di serietà, questo è un appunto che vi fa l'organizzazione, e soprattutto perché è un peccato vedere giocatori talentuosi, bravi, che poi si perdono per strada perché magari uno da forfè all'ultimo e non riescono. Pure oggi, infatti. Devo chiamare Catone. È un peccato perché comunque la squadra c'è, i giocatori ci siete. E ve la giocate sicuramente con tutte le squadre. Cosa pensate di fare in questo campionato? Andiamo a rincendio. Volete guadagnare la musichetta? La musichetta, va bene, perfetto. Bomber, una dedica, un ringraziamento. Come già detto, mister Lazzarini. Lo salutiamo, Guido, un saluto anche dall'SK. E forza English. Perfetto, ciao, alla prossima.